Amici sportivi, buonasera. Per la rubrica Home Fitness, il tutorial di oggi tratterà come valutare la forza della presa e come allenare la forza della presa con l'ausilio di una bilancia pesa persone. Gli argomenti che tratteremo saranno questi: misurazione della forza della presa per 5 secondi attraverso 3 ripetizioni. Questo riguarda il test. Si intende che la media degli uomini allenati sono 40-45 kg di resistenza e la media delle donne allenate è 20-25 kg di forza di resistenza. La seconda parte tratterà l'allenamento della forza isometrica, 3 serie con 30 secondi di tenuta in isometria. Poi esercizi di ripetizioni dinamiche, 3 serie da 15 ripetizioni con un minuto di recupero tra una serie e l'altra. Dimenticavo, un minuto di recupero tra una serie e l'altra anche negli esercizi isometrici. Il test è semplice, praticamente davanti alla bilancia sistemo i pollici e dietro la bilancia il resto delle dita e da qui tengo la presa. Cronometro 5 secondi. Poi spingo con tutte le mie forze. Il test che è venuto fuori sono sui 47 kg, la media di un uomo. Ora vi mostro come allenare la forza della presa. Dimenticavo, questo test fatelo per 3 volte. In caso faceste meno di 40 kg gli uomini e 20 kg le donne,
Approfittate di fare esercizi appositi per gli avambracci, i flessori del polso delle dita, con altre attrezzature come molloni, estensori e pesi liberi come manubri, bilancieri e kettlebell. In assenza di materiali come l'hand grip, le manopole stringimano, la bilancia appesa a persone può tornare utile anche come hand grip. Propongo esercizi isometrici, tre serie da 30 secondi isometria con un minuto di recupero tra una serie e l'altra. Esempio. Adesso recuperiamo 10 secondi, poi vi mostro l'esercizio dell'hand grip dinamico, che sono tre serie da un minimo di 10 ripetizioni a un massimo di 15 ripetizioni, con un minuto di recupero tra una serie e l'altra. Esempio, pollici davanti e il resto delle dita dietro. Spingo e lascio piano piano. 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 La bilancia peso persone può tornare utile se non avete l'hand grip o attrezzature specializzate come il dinamometro e lo sfingomanometro. Va bene sia una bilancia analogica come questa che una bilancia elettronica a pile. Spero che questa proposta vi sia piaciuta. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo filmato.